Presidente. Un governatore saggio educa il suo popolo. L'autorità di un uomo assennato sarà ben ordinata. Qual è il governatore del popolo? Tali i suoi ministri. Qual è il capo di una città? Tale tutti gli abitanti. Un re senza formazione rovinerà il suo popolo. Una città prosperirà per il senno dei capi. Il governatore del mondo è nelle mani del Signore. Egli vi risusciterà al momento giusto l'uomo adatto. Il successo dell'uomo è nelle mani del Signore, che investirà il magistrato della sua autorità. Non crucciarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi. Non far nulla in preda all'ira. Odiosa al Signore e agli uomini e alla superbia. All'uno e agli altri in abominio l'ingiustizia, perché mai si insolentisce chi è terra e cenere. Anche dal vivo le sue viscere sono ripugnanti. Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore. Tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato. Principio della superbia infatti è il peccato. Chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l'abominio. Per questo il Signore rende i diritti dei suoi castighi e lo flagella sino a finirlo. Il Signore ha battuto il trono dei potenti, al loro posto ha fatto sedere gli umili. Il Signore ha estirpato le radici delle nazioni, al loro posto ha piantato gli umili. Non è fatta per gli uomini la superbia, né per i nati di donna l'arroganza. Quale stirpe è onorata? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe è onorata? Coloro che temono il Signore. Quale stirpe è ignobile? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe è ignobile? Coloro che trasgrediscono i comandamenti. Un ricco onorato povero, ponga il proprio vanto nel timore del Signore. Non è giusto disprezzare un povero assennato e non conviene esaltare un uomo peccatore. Il nobile, il giudice e il potente sono onorati, ma nessuno di loro è più grande di chi teme il Signore. Siamo dato, onorato e ringraziato per un momento. Santissimo, benissimo, sacramento. Bene, proseguiamo la nostra meditazione sullo splendido libro del Siracide, il cui testo oggi culmina la parte centrale sulla delicata tematica della superbia umana, un vizio molto radicato e molto diffuso, ma poco ordinariamente conosciuto e ancor meno combattuto e confessato soprattutto. Il testo di oggi inizia dalla considerazione della potenza e dell'autorità di Dio, che presiede e è al di sopra di tutte le autorità umane costituite. Il governo del mondo è nelle mani del Signore, questo dobbiamo ricordarlo sempre. Tutto quello che si muove e si agita sul pianeta Terra è certamente vero, che il Signore ci lascia liberi. Le cosiddette cause seconde, che sono le creature intelligenti, sono realmente libere. Ma questa libertà non significa uscire in maniera assoluta dalla sfera del dominio di Dio, nel senso che se Dio una cosa non vuole assolutamente che si faccia, quindi non vuole neanche permetterla, quella cosa non si farà. E se Dio vuole che a un certo punto tante cose abbiano fine, le cose fine avranno. Susciterà al momento giusto l'uomo adatto. Questo vale a tutti i livelli, i grandi della terra, i grandi potenti, i capi di stati, i capi di nazioni, i governatori di regioni, i sindaci, i parroci, i vescovi, i papi, qualunque cosa. Ecco, quindi questo è una cosa che ci dà grande serenità, anche se queste bellissime massime di sapienza, per esempio, un re senza formazione rovinerà il suo popolo. Anche un parroco senza formazione rovinerà i suoi fedeli.
perché non ci si improvvisa, specialmente in posti di responsabilità. Bisogna essersi ben preparati. Gesù dice: ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. E non si può, ecco, andare allo sbaraglio, a fare dilettanti allo sbaraglio, a improvvisarsi amministratori, reggenti, capi, senza aver acquisito un bagaglio adeguato, che non è garanzia di infallibilità o impeccabilità, ma certamente è un aiuto a almeno evitare le cose più gravi, ecco, le situazioni più incresciose. È un governatore saggio quello che può svolgere veramente una funzione educativa del suo popolo, o quella di un uomo assennato, cioè che abbia senno e senso di responsabilità. Poi abbiamo un passaggio fondamentale, questa è una massima di tutti i maestri di spirito, che dobbiamo assolutamente registrarla e salvarla, che è non far nulla in preda all'ira. San Paolo dirà nel Nuovo Testamento: l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. I maestri di spirito dicono: quando sei arrabbiato, l'unica cosa sensata da fare è tacere, non dire nulla, non prendere nessuna decisione, non fare nulla. Perché quando siamo arrabbiati ci escono dalla bocca, e non solo dalla bocca, cose che in situazioni di calma e di serenità non avremmo detto, non avremmo fatto, e queste possono fare guai. Quindi la frase è tassativa, è apodittica: non far nulla in preda all'ira, mai e per nessun motivo. Così come non si prendono mai decisioni forti, significative di vita, quando si è agitati o turbati. Ci vuole sempre la calma e la serenità del cuore per poter discernere, ecco, tra le acque limpide, non tra quelle torbide, cercare di discernere qual è la cosa giusta da farsi, qual è la cosa migliore, qual è la volontà di Dio. E veniamo finalmente alla superbia, il passo fondamentale, il punto fondamentale è questo: principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore e tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato. Superbia viene dal greco, ecco, superbios, vuol dire una vita super, cioè una vita al di sopra. Il superbo è uno che si ritiene superiore a Dio stesso, perché ritiene di poterne fare a meno, no? Ecco perché il principio della superbia è allontanarsi dal Signore. Il superbo è quello che pensa di poter fare da sé. Dio non gli serve, non ne ha bisogno. Capite, no? Una persona che, per esempio, trascura i sacramenti, non va a messa la domenica, forse non lo sa, non ne è consapevole, ma è superba, perché pensa di poter fare a meno di Dio e della sua grazia, pensa di poter fare a meno dell'Eucaristia, dimenticando, insomma, no, che se Dio ha sconvolto mezzo mondo per mandare in terra suo figlio, e suo figlio, insomma, ha patito le pene dell'inferno per poter conseguire la nostra salvezza e trasmettercela e comunicarcela in maniera efficace ogni volta che si celebra il sacrificio eucaristico. Tu chi sei, caro uomo fatto di terra e di cenere, come viene detto qui, a ergerti superiore a quello che Dio ha fatto e ha pensato, e a dire: sì sì, ma a me non mi serve. Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? La superbia è proprio il vizio più stupido, anche perché è quello che ha rovinato Lucifero, insomma, quindi
bisogna stare molto attenti a questo vizio, ma è il vizio più stupido che possa esistersi, più stupido. Si insuperisce che terra e cenere, anche da vivo le sue viscere sono ripugnanti. Penso che tutti sappiamo, insomma, che non abbiamo avuto qualche esperienza, insomma, no? se qualcuno ci aprisse le viscere veramente, anche da vivi, sappiamo benissimo, insomma, che lo spettacolo delle viscere del corpo umano non è certamente molto edificante, insomma, è cosa che desta ripugnanza. E diciamo ripugnanza perché stiamo davanti al Santissimo Sacramento, non andiamo oltre, no? Questo noi siamo. E ci pensiamo adesso i Padre Eterno in terra, possiamo fare a meno del Padre Eterno reale? Ecco, principio della superbia, quindi allontanarsi dal Signore, tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato, ma principio della superbia è anche il peccato, perché il peccato è l'atto massimo di sfida al Signore. Noi non ci pensiamo, ma il peccato è rifare quello che ha fatto Lucifero. Dio ti dice A e io faccio B. Me ne infischio di quello che dice la legge di Dio. E questo è superbi, perché l'umile è obbediente, non è superbo. Ma chi si abbandona al peccato, attenzione, diffonde intorno a sé l'abominio. Questa è parola di Dio, e si espone di per sé il peccatore ai castighi e flagelli. È scritto anche questo, per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella fino a finirlo. Chi? Il peccatore. Subito dopo segue una frase che tutti avremmo riconosciuto. È una delle frasi del Magnificat, la Madonna conosceva benissimo la Sacra Scrittura. Il Magnificat è un componimento di citazioni testuali di brani dell'Antico Testamento. Cosa si dice nel Magnificat? Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, no? Leggiamo qui, il Signore ha abbattuto il trono dei potenti, al loro posto ha fatto sedere gli umili. I potenti, anche i potenti della terra, quelli che si credono chissà chi o chissà che cosa, perché hanno un po' di potere, tra l'altro molto caduco e fallace, sono nulla. Il vero grande, come poi si dice espressamente al termine di questo brano, c'è solo un grande sul pianeta Terra, solo uno, chi teme il Signore. E quelli che sembrano grandi, cioè i peccatori, non soltanto che grandi non sono, ma non conviene neanche esaltarli. Infatti non c'è nessuno sulla terra di più grande, chiude così il testo, di chi teme il Signore. Temere il Signore, penso che l'abbiamo già meditato qualche altra volta, specialmente nei libri sapienziali, non è avere paura di Dio. Temere il Signore è avere il senso di Dio, il senso della sua grandezza, il senso della sua potenza, il senso dell'adorazione che gli è dovuta, dell'obbedienza che gli è dovuta, del rispetto che gli è dovuta. Per cui quando si percepisce che c'entra di mezzo il Signore, non si capisce più niente. C'è sempre Lui che è il nostro punto di riferimento fondamentale. Questo è l'unico grande secondo la Sacra Scrittura. I grandi della terra, i potenti, gli uomini che hanno successo, sono meno che nulla davanti a Dio. Grande è chi teme il Signore, grande è chi lo mette al primo posto, grande è chi lo obbedisce, grande è chi lo adora, grande è chi lo onora. Ascoltavo oggi una bellissima conferenza sulla grandezza del gesto dell'inginocchiarsi, che oggi anche tra i cattolici apriamo gli occhi, vediamo anche nelle liturgie, nelle sante messe, quanta gente non si inginocchia, e non solo per problemi relativi, insomma, a qualche difficoltà fisica che chiaramente legittima il non inginocchiarsi, insomma, perché
Se ci fosse una cosa del genere, per carità, il martirio non è comandato a nessuno. Però molta gente non lo fa perché lo considera umiliante, lo considera poco emancipato, poco degno dell'uomo. E invece l'uomo è grande quando si ginocchia davanti all'unico, davanti a cui bisogna ginocchiarsi, che è il Signore. Lì sì, è un onore ginocchiarsi davanti a Lui, non è una fonte di vergogna. Il cristiano non piega le ginocchia davanti a nessuno, e questo vuol dire che non adora gli idoli, che non adora le creature, che non va appresso al super politico di turno pensando che sia il Padre Eterno. Per carità, noi abbiamo discernimento e dobbiamo anche dare il nostro voto quando andiamo a votare, ma gli esseri umani sono tutti esseri umani, nessuno deve essere messo su piedistalli o idolatrato, perché noi le ginocchia le preghiamo soltanto davanti al Signore, ma davanti al Signore ci onoriamo di pregarlo, di piegarle. Un'ultima considerazione, che forse è un passaggio molto intelligente anche di questo testo, no? Proviamo a rileggerlo insieme. Quale stirpe è onorata? Viene detto, la stirpe dell'uomo. Quale stirpe è onorata? Coloro che temono il Signore. Poi, quale stirpe è ignobile? La stirpe dell'uomo. E quale stirpe è ignobile? Coloro che trasgrediscono i comandamenti. Allora, capiamo, no? Che cosa sta dicendo? Allora, la razza umana è degna di onore o è degna di disprezzo? La risposta è degna di onore ed è degna di disprezzo, a seconda di cosa facciano i membri di essa. Perché se i membri di essa temono il Signore, sono degni di onore. Ma se i membri di essa trasgrediscono i comandamenti, sono degni di tutto il disprezzo di questo mondo e sono tra i più ignobili che esistono. Capiamo, no? È chiaro che in quanto proveniente dal Signore, l'essere umano è degno di tutta quanta la stima e la considerazione possibile, però purtroppo trasgredire i comandamenti e allontanarsi da Dio ci fa precipitare in una condizione disonorevole, ampiamente al di sotto delle creature non ragionevoli che, a differenza di noi, ubbidiscono sempre a Dio e non si allontanano mai da Lui. Ecco, chiudiamo ricordando che è grande chi teme il Signore, solo chi teme il Signore è davvero grande. E ogni vanto va posto nel timore del Signore. Che uno sia ricco, che uno sia onorato o che uno sia povero, davanti al Signore conta poco, perché sia il ricco, sia l'onorato, che il povero valgono davanti a Dio tanto quanto hanno il santo timore del Signore. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni volta.